Amici di Movida, anche stanotte le telecamere arrivano all'atmosfera di Catanzaro. L'evento che andremo a conoscere sarà Festival DJ. Gli ospiti saranno tre grandi nomi del panorama dance italiano: da Radio M2O, Provenzano DJ e Sandro Beat. E dalla discoteca Cocorico, Lorenzo LSP. E allora vi propongo di seguirmi per vedere più da vicino questa notte disco. E siamo finalmente anche con Candy J, finalmente a nostra disposizione, perché l'abbiamo visto veramente scatenato poco fa, è anche travestito. Come mai questa scelta di costumi così particolari? Ho dovuto fare le cose che magari spesso faccio, no? Ossia inventare dei costumi. Allora stanotte era la notte santa di Pasqua, qualcosa che sia attinente al mondo romano, per cui abbiamo fatto l'uscita romano, che era quella un po' più travestita. Poi le altre cose invece no, abbiamo usato i colori, abbiamo fatto la prima che era anni 70, un po' più yuppie, stiamo facendo fare questa che è nera, però classica, niente di particolare. Salutiamo Movida, ciao! Questo è il pubblico del sabato notte, facciamo un giro con le mani, dai, viene bene, guardate Movida, guardala, guardala. Ogni volta che i minuti passavano abbiamo visto Candy J veramente adrenalitico, passatemi il termine, ma questa adrenalina, ma dove la trovi? Guarda, questo è quello che molti non sanno, che magari racconto sempre, quando posso lo vorrei sempre raccontare. Io sono così naturale che qualcuno non ci crede. Non si beve, non c'è droga, non c'è alcol, oppure bevi giusto appunto il cocktail come si bevono, come tutti bevono, ma mai essere fuori dalle righe, mai usare droghe, perché se uno arriva, come sono arrivato io, a ottobre faccio 43 anni e arrivo così, un motivo ci sarà, significa che le droghe non esistono, per cui il messaggio che voglio passare è che ci si può divertire al naturale, le droghe non esistono. Abbiamo visto che è arrivato Provenzano DJ. È bello ospitare i colleghi che siano bravi a fare il loro lavoro come lo facciamo noi, allora è bello che li facciamo divertire noi, è bello che loro li facciano divertire di più, ossia è un completamento, no? A quello che noi facciamo, noi li facciamo divertire, arrivano loro, li fanno divertire di più, per cui è importante che la gente si diverti, per cui arriva al risultato che la gente quando arriva qui dalle 11 alle 5 del mattino esce divertita. Ciao, grazie Movida, ci vediamo sempre, anzi quest'estate siamo in tour, venite a trovarci. Buonasera a tutti ragazzi, ciao Calabria! Allora, innanzitutto volevo sapere una cosa, una domanda facilissima, dovete semplicemente rispondere sì o no. Avete voglia di fare casino, sì o no? È arrivato il momento di farlo, perché, anzi l'avete fatto fino adesso, quindi continuiamo a farlo. In console, per voi direttamente da M2. Del genere, tutto il pubblico di Catanzaro alza le mani al cielo e le batte a tempo di musica. È arrivato qui all'atmosfera di Catanzaro Provenzano DJ, disc jockey e produttore discografico italiano. Sì, esattamente. Come stai? Bene, grazie. Tu? Sei bene. Bene, bene, bene. Una domanda forse retorica, ma sei carico per questa sera? Abbastanza, sì. Ho visto che c'è un bel movimento in pista, sono contento, quindi non vedo l'ora di iniziare. Sono un urlo libero! Sappiamo che tu hai fatto tutte le compilation e continui a fare le compilation di M2O. Anche lavorato come vocalist e anche nella trasmissione All Music. Dove vuoi arrivare? Ma vediamo, non ci poniamo limiti, vediamo dove si riesce ad arrivare, quello che si riesce a fare. Vorresti per caso collaborare con qualche nome accanto a te, alle tue produzioni, alla tua attività? Guarda, penso, sono riuscito a lavorare un po' con tutti quanti, insomma, quindi poi dipende, insomma, vediamo il futuro cosa ci propone, magari qualche nome a livello internazionale sicuramente.
hai altri progetti in giro per l'Italia? Sei sempre ospite delle discoteche in giro? Sì, assolutamente, perché una parte fondamentale del mio lavoro è quella poi di confrontarmi con la gente in pista, quindi prosegue sicuramente le tour in giro per le discoteche italiane, insomma, internazionali. Giustamente vuoi confrontarti con il pubblico, la differenza sostanziale tra il sentire in qualche modo il pubblico tra virgolette in lontananza con la radio e invece tipo come questa sera qui all'Atmosfera di Catanzaro, la differenza sostanziale? Beh, è chiaro che il radio è completamente diverso, perché insomma si lavora molto di immaginazione, però abbiamo contatto anche lì quotidiano tramite gli sms, tramite i forum, insomma ci sono anche lì delle possibilità comunque di tastare il polso delle persone che ti seguono ugualmente, insomma. Siete il miglior pubblico d'Italia in assoluto. Beh, un saluto a tutti gli amici di Movida, ci vediamo presto. Direttamente dal Dog Show di Bologna, Lorenzo LSP. Ciao, come stai? Ciao Raul. Vedo che la gente è carica veramente. E beh, devo dirti, è una bella soddisfazione, anche perché in Calabria succede poco, la conosciamo poco, però in realtà non è per niente male. Qual è il tuo ingrediente segreto? Quale sonorità hai in serbo? Il basso, evviva il basso allora! Bass line my mind! Con i battiti ancora inesauribili, io vi saluto, un ciao e alla prossima da Raul, ciao amici di Movida, ciao!